Benvenuto Stefano! Benvenuta, come ci stai? Ci siamo lasciati coinvolgere, ecco, da questa emozionante musica, grazie, che gentleman! Allora, oggi una grande puntata, per parliamo di pasta. Pasta fresca. E abbiamo messo a confronto, anzi sono in sfida, pasta semplice e pasta ripiena. Quindi direi, perfetto, una ricetta, se sei d'accordo ovviamente, con la pasta semplice. Sì. Tu stai già facendo delle tagliatelle fatte, certo, in casa. Fatte che in bontà. Casa. E poi una, magari un'altra con la pasta, la pasta ripiena. Ripiena. Va bene? Ok, allora ti dico quello che io ho Io nel frattempo vado oggi a lavarmi che ho smalto, certo, ovunque. Allora, il menù di oggi cosa, sì, facciamo? Facciamo una pasta ripiena, che cosa? Un fagottino di pasta fatto con una pasta da lasagne, eccola qua, come potete vedere, che praticamente che viene precedentemente cotta in acqua, poi raffreddata in acqua e ghiaccio, dopodiché viene passata nel parmigiano, ok? Come mai in acqua e ghiaccio? Acqua e ghiaccio perché così almeno si ferma subito la cottura. Ok. Allora, qui abbiamo fatto che cosa? Un impasto con ricotta, zucchine saltate in padella. Benissimo, con aglio, fatta a cubetti. Olio, peperoncino fatto a cubetti. Aggiungiamo della menta all'interno, sì, insieme alle zucchine. Aggiungiamo un po' di parmigiano. Dopodiché... Parmigiano, insomma, è il formaggio che abbiamo a casa. Formaggio perché che noi di solito, casa, no, Ricicliamo, riusiamo tutto. Perfetto, mescoliamo. Mm. E cosa facciamo? Mettiamo questa ricotta al, okay, centro. E dopodiché continuiamo a fare il fagottino. Quindi si chiude così... Bene. La porzione per una persona, quanti fagottini sono? Uno o due fagottini, perché uno, questi due, sono tre, già abbastanza. Okay. Allora, una volta fatto questo, cosa facciamo? Andiamo in forno. Andiamo in forno, quindi, prego, inforniamo il fagottino, come per magia ovviamente. È pronto? È pronto il fagottino. Olè. E voilà! Ok? Quindi, iniziamo a impiattare la prima ricetta. Cosa facciamo? Piatto. Sì. Colì di pomodoro. Cosa significa colì? È un pomodoro fresco ciliegia passato con un pochino di olio, sale e uno spicchiettino d'aglio. Ok. Poi viene frullato. Quindi, tutto con un frullatore a immersione. E fai mettiamo una base con questa... In questo pomodoro. Pomodoro. Certo. Poi sopra andiamo a togliere il fagottino dal suo contenitore. Ottimo. E andiamo a metterlo al centro del piatto. Che meraviglia. Quindi, e questo per quanto riguarda la ricetta della pasta. Perfetto. Ripiena. Ok, adesso allora, passiamo invece cosa voglio farti? Alla pasta semplice, sì, fatta in casa in questo caso. Però ti avanza del ripieno? Sì. Quindi questo ripieno qua, cosa facciamo? Andiamo in padella e facciamo una tagliatella. Oggi siete tutti molto bravi, miei ospiti. Avete capito la filosofia di questo programma e delle tre una erbe. Tagliatella. Bravi. Praticamente. E devo anche ringraziare i nostri telespettatori che ieri siete stati particolarmente numerosi, continuate ad esserlo, mi raccomando, noi saremo qua tutta l'estate assieme a voi. Allora, continuiamo la ricetta. Quindi, abbiamo unito questo ripieno, questo che è avanzato, ripieno, un pochino di zucchine, tra l'altro sono anche di stagione, sono ottime in questa stagione. Quindi si va a scolare la tagliatella, vedi, questo è un impasto, si chiama tenace perché viene fatto con tanti rossi d'uovo. Ah, ok. Ma è un po' più digeribile questa ma più pasta? Che altro, oppure perché tiene molto la cottura. Tiene molto la cottura. Tiene molto la cottura, quindi non deve essere eccessivamente cotta perché ovviamente c'è la ricotta, deve dare freschezza, estate, quindi bisogna leggermente saltarla come se fosse una sorta di pesto. Andiamo a impiattare direttamente la tagliatella sul piatto. Un pesto molto così rivisitato, sì, diciamo. Perché poi alla fine la ricotta viene usata sia come ripieno, ma possiamo tranquillamente utilizzarla anche come salsa d'accompagnamento. Quindi è anche molto versatile. Da quell'altra parte andiamo a mettere la ricotta sopra con le sue zucchine. Decoriamo con un pochino di pomodorini confit. Eccoli qua. E saranno soprattutto felici anche tutti i vegetariani che ci stanno vedendo, che ci stanno ascoltando, perché sono due ricette ottime. Vegetariane, e direi. Il classico filo d'olio alla fine. Esattamente. Allora, il pomodorino confit, ovviamente, come beh, posso anche dire a casa, per un discorso estetico, certo, no? Un po' all'italiana. Poi diventa molto dolce. E poi come viene fatto? 80 gradi in forno, pomodorino tagliato con un pochino d'olio e sale, un gocciolino di zucchero per 2 o 3 ore in forno, leggermente aperto. Allora, io so che tu hai una terza ricetta, eccola, una golosità. Qua.
Una golosità, certo, perché ovviamente ho voluto fare una pasta come dessert. Quindi cosa abbiamo fatto? Al cioccolato. Il raviolo al cioccolato. Sì, quindi è meraviglia. Una pasta fresca fatta in casa, eccola qua. Quindi come questa si è fa? La classica. No, un uovo ogni 100 grammi di farina, però ci viene aggiunto 100 grammi di cacao nel chilo di farina. Ma quindi questo bisogna mangiarlo come primo o come dessert? Come dessert. Ah, come perché dessert. Perché dentro cosa c'è? Dentro abbiamo messo della marmellata di arance e poi decorato con un colì di frutti rossi, quindi o fragole o lamponi, una crema inglese al limone e della frutta fresca con menta. Quindi qui ritorna tutto e insieme. E allora io chiamo a raggiungermi anche Elisabetta Montesista, responsabile campagna Amica Coldiretti, e la nostra nutrizionista Tiziana Stallone. Allora, caro pubblico, abbiamo pochissimo tempo, ma dobbiamo capire chi vincerà la sfida di oggi tra pasta semplice, che è la paletta verde, mi raccomando, e quella ripiena, paletta rossa. E allora, 5, 4, 3, 2, 1, sulle palette! E allora, 1, 2, 3, 4, pasta per ripiena, solamente 4 persone, quindi comunque funziona la pasta semplice, di là invece... Sei rosse, e qui, che dire, a pari merito, un'ala ha detto pasta ripiena e l'altro pasta semplice. Comunque sappiamo che la pasta è uno degli alimenti più amati da tutti noi italiani in qualsiasi salsa.